Sono stati completati i lavori di posizionamento dei due piloni su Salita Matteotti. Oggi sono iniziati i lavori invece per la collocazione di altri tre piloni in corso Umberto I all'altezza della statua di Re Umberto I. A conclusione di questi lavori, interverremo invece all'altezza del Palazzo del Carmine per la collocazione degli ulteriori tre piloni. Questa collocazione di questi piloni servirà a rendere l'area del centro storico e l'area pedonale in linea con quanto stabilito nel decreto Minniti per ciò che riguarda la sicurezza delle aree pedonali dei centri delle nostre città. Infatti, ribadisco, come più volte detto precedentemente, che la realizzazione di questi piloni è dovuta attraverso ciò che prevede il decreto Minniti. Si poteva avere la possibilità di collocare i varchi con le telecamere per elevare sanzioni amministrative ai trasgressori, del codice della strada, ma a seguito del decreto Minniti abbiamo, dovuto, realizzare, i piloni proprio per proteggere le aree pedonali del nostro centro storico. Oltretutto, oggi pomeriggio mi sono recato a fare un sopralluogo all'altezza della statua di Re Umberto perché con il posizionamento della centralina elettrica vedremo di completare i lavori circa l'illuminazione dei reperti, del vecchio acquedotto e dell'illuminazione della statua di Re Umberto I, perché a seguito del completamento dei lavori della Grande Piazza non sono mai entrati in funzione i sistemi di illuminazione delle zone appena dette.